Buongiorno a tutti. Oggi volevo velocissimamente riflettere con voi sull'efficacia all'interno della nostra azione didattica della gamification, cioè di cercare di portare i ragazzi ad acquisire delle conoscenze, dei contenuti, attraverso il gioco. Io vorrei in questo caso presentarvi un esperimento che ho fatto creando un escape room che l'ho intitolato Una notte al museo. Il link a questa escape room lo trovate nella descrizione di questo video. Ecco, dunque, io sono convinto che nel momento in cui noi creiamo dei contenuti interattivi nei quali i ragazzi sono spinti a giocare per acquisire dei contenuti, ecco, io credo che l'apprendimento risulti più efficace. Efficace per una serie di ragioni. Il primo, perché c'è una componente ludica che attira i ragazzi a svolgere il compito assegnato. Inoltre, perché a questa componente ludica si aggiunge l'aspetto interattivo e quindi un coinvolgimento diretto da parte dei ragazzi che chiaramente aumentano di motivazione. Inoltre, il fatto di condurli all'interno, in questo caso di sale di un museo, cercando anche delle immagini di qualità, può aiutare a memorizzare meglio i contenuti perché alle parole sono collegate delle immagini. Ecco, questo è semplicemente per dire che nella nostra azione didattica dobbiamo certamente avere il coraggio di intraprendere strade nuove, di incominciarle a seguire, perché gli strumenti che abbiamo a disposizione sono così tanti che ci permettono davvero di diversificare la nostra azione. Se in questo canale voi avete visto, no, ci sono tante video lezioni, se a queste noi aggiungiamo anche delle attività interattive, chiaramente il lavoro complessivo diventa un lavoro più motivante. I ragazzi e le ragazze sicuramente sono più invogliati a eseguire i lavori che noi assegniamo. Questo non significa che allora dobbiamo sostituire completamente la nostra attività didattica tradizionale di studio, di compiti scritti, ma ci mancherebbe altro, sarebbe una sciocchezza. Però certamente offrire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze delle opportunità di lavoro diversificato permette sicuramente di, ribadisco, alzare il livello di motivazione. E diversificando la nostra azione, io credo che gli stessi ragazzi siano invogliati ad approfondire i contenuti che noi gli spieghiamo in classe. Quindi, vi suggerisco di provare questa semplice escape room, anche divertente per certi versi, per verificare voi stessi se effettivamente questo tipo di pratica può essere utile nel vostro lavoro. A presto!